cari amici e amiche, meditiamo la decima stazione della Via Crucis. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ascoltiamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Matteo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!» E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Decimo pit stop. Gesù è spogliato delle vesti. Un gesto questo che non lascia indifferenti. Gesù viene lasciato nudo dinanzi agli sguardi avidi degli spettatori e dei passanti. Un gesto meschino che solo piccoli uomini possono compiere. Gli strappano i vestiti che proteggono il suo corpo, gli tolgono ogni difesa. Un'ennesima umiliazione gli viene inflitta da questi piccoli uomini coperti di vesti preziose e sontuose. Trovarsi nudo e indifeso di fronte a gente meschina è certamente una delle più grandi umiliazioni e sofferenze che si possono provare nella vita. Spogliare delle vesti è un atto di violenza perché tocca nell'intimo la persona. Prendersi gioco e godere della nudità altrui è il culmine della crudeltà umana. Ma Gesù, con la sua umiltà e la sua mansuetudine, schiaccia l'arroganza, l'indifferenza, la prepotenza e la crudeltà. Gesù è spogliato delle vesti. Ogni volta che spogliamo le persone della loro dignità, ogni volta che applichiamo la logica dell'uso e getta, riducendo gli altri ad oggetti per saziare i nostri bisogni e desideri, ogni volta che strumentalizziamo le relazioni per raggiungere i nostri fini, ogni volta che per diventare popolari e famosi svendiamo il nostro corpo e la nostra nudità ai tanti mercanti di fumo che ci promettono successo e denaro, ogni volta che calpestiamo gli altri per raggiungere la meta desiderata. A molti giovani oggi vengono strappate le vesti, derubati della loro intimità e dignità. Molti coetanei oggi soffrono per essere costretti a vendere il proprio corpo ai faraoni di turno che pensano di poter comprare tutto con il loro sporco denaro, bagnato dal sangue e dalle lacrime. A noi spetta la missione di combattere queste logiche con la nostra azione concreta ed il nostro impegno politico, affinché vengano rispettati e garantiti i diritti umani fondamentali. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che sei stato spogliato delle tue vesti, ascolta le nostre preghiere. Per i giovani che vengono derubati della loro dignità e a cui vengono strappate le vesti attraverso la violenza e l'abuso sessuale, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani che vengono denudati e costretti a vendere il proprio corpo e la propria intimità in cambio di denaro, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani che si impegnano in politica per una società più giusta che garantisca i diritti umani fondamentali, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo. Signore Gesù, aiutaci a combattere l'arroganza, l'indifferenza, la prepotenza e la crudeltà che ancora oggi spogliano di dignità tanti nostri fratelli e sorelle, affinché vengano rispettati e garantiti i diritti umani fondamentali. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Thank you.